Sindaco Michele Crisetti, oggi a San Giovanni Rotondo un incontro con la cittadinanza e con la stampa per spiegare una nuova, un nuovo modo di fare raccolta differenziata. Perché e che cosa vi aspettate dai vostri concittadini? Dai miei concittadini mi aspetto la solita collaborazione. Abbiamo cercato semplicemente di migliorare alcuni aspetti nel, sia nei tempi di raccolta sia cosa raccogliere e quindi come dire, arrivare ad un livello più alto di raccolta di, eh, del, della differenziata. Rispetto a quello che abbiamo ad oggi. Abbiamo già raggiunto risultati importanti, siamo quasi al 65%. Puntiamo ad un livello superiore. Credo che la città risponderà bene, come ha risposto bene durante quest'estate, subito dopo l'incendio dei mezzi dell'azienda che, che faceva e che fa la raccolta dei rifiuti, con cui abbiamo un'ottima collaborazione. Puntiamo a questo, città più pulita, più bella, più accogliente perché noi siamo San Giovanni Rotondo. Lei però ha fatto riferimento a una forte evasione che è insomma un, po un problema che chiaramente tocca tutti, tutti i cittadini. Quali sono i programmi che avete, metterete in campo per risolvere questa quest annosa questione? Allora, il rafforzamento dell'attività di controllo durante il periodo di accertamento, cioè non aspettare la scadenza dei cinque anni per pagare le imposte e quindi per arrivare a, a determinare se c'è o meno evasione, con strumentazioni informatiche che adesso ci permettono di controllare meglio e che implementeremo non soltanto nella dotazione degli, degli uffici, quindi come strumentazione, ma anche come personale. Stiamo procedendo in questi giorni alla. La, la pubblicazione di un bando per uh, l'assunzione di nuovo personale uh, e mh, direi anche la collaborazione con, uh, anche con le autorità che abbiamo nel nostro territorio. Così potremmo come dire, diminuire il fenomeno dell'evasione ed aumentare i servizi per i cittadini. È un impegno che ho assunto in campagna elettorale e che spero di portare a termine nel più breve, più breve tempo possibile. Certo, non, ha, non aiuta... Eh... Non aiutano i vincoli che abbiamo circa le assunzioni che dobbiamo fare, ma capiamo che ci sono eh, esigenze anche di bilancio pubblico che comunque vanno tenute in considerazione. Ma la, la fase di avvio c'è e quindi spero di rincontrarci tra due anni, con, tra due anni dico, perché questi sono i tempi eh, di ritrovarci qui con risultati certamente migliori.